Bentornati in un nuovo episodio per la serie Ne siamo Celti. Un pochino di assenteismo, un po' di vacanze ci volevano, un po' di libertà e sono tornata per parlarvi di una delle feste celtiche per eccellenza, la festa di Lunasad. Quindi subito, sigla! L'anno scorso, proprio in questo tempo, avevo realizzato un video per parlare anche delle energie e di quello che faccio durante questo tempo. In questo video in particolare, essendo della serie Ne siamo Celti, vorrei focalizzarmi molto di più su quelle che sono le tradizioni celtiche, sia antiche che moderne. Lunasad, che si festeggia intorno al 1 agosto, è il tempo in cui si festeggia, si celebra l'abbondanza di Madre Terra, che ha tinto tutti i campi color oro e che ha allestito abbondanti banchetti di dolci frutti. È il tempo quindi del raccolto, del taglio di tutte quelle erbe che poi andranno a sfamare la popolazione nei tempi più duri dell'inverno. E quindi di quel raccolto che poi andrà stoccato, immagazzinato come riserva per l'inverno. Il nome di questa festa, pronunciato come se la G non esistesse, viene tradotto come Assemblea di Lug o Nozze di Lug, quindi una celebrazione dedicata al dio celtico Lug, che tra l'altro andrebbe pronunciato come Lug, in questo caso ancora come se la G non esistesse. Ancora oggi la parola Lunasa viene utilizzata in Irlanda per indicare il mese di agosto e nel calendario di Coligny, attualmente una delle rarissime testimonianze scritte dei Celti a livello matematico-astronomico, è indicata con il periodo di Elembios, nel periodo di luglio-agosto, che significa tempo della rivendicazione. La prima parte della parola Lunasad fa riferimento al dio Lug, dio del sole, in particolare dell'azione che il sole svolge sulla terra. Arriva dall'antico nome Lugus, che significa lucentezza, illuminazione, non solo del fulgore dei raccolti di questo tempo, ma anche delle capacità della mente umana, dell'intelletto. Lu, divinità solare, guerriera, è associata anche all'abilità e alla maestria. Infatti è considerato il dio dai mille talenti, una specie di superdio. È anche protettore della verità, dei giuramenti, della giustizia e della regalità. Per questa ragione è stato associato anche ad Apollo e a Mercurio. La sua figura la troviamo sia nella mitologia irlandese che in quella gallese. Le sue origini sono diverse, rimangono però costanti le sue caratteristiche. Nella tradizione irlandese, Lu è considerato il re supremo d'Irlanda. A lui sono devoti i viaggiatori e i mercanti. Secondo la tradizione irlandese, Lu nasce dal padre Chan, della stirpe dei Tuatha De Dana, coloro che diedero vita a tutta la popolazione d'Irlanda, e dalla madre Egne, della stirpe rivale dei Fomori. Possedeva uno dei quattro tesori dei Tuatha De Dana, l'invincibile lancia che rendeva il suo possessore invincibile. Veniva spesso raffigurato con una lancia, con capelli biondi e senza barba. Nella tradizione gallese, invece, lui è figlio di Arianrhod, la dea che custodisce il destino degli uomini e anche protettrice della luna, e del padre Gwydion, un potente mago incantatore. Il suo nome in gallese è Leulao Gif, il leone dalla mano ferma, indicando appunto le sue abilità in battaglia, soprattutto con la sua lancia. In un'altra versione, quella che probabilmente ha ispirato le origini della festa di Lunasad, Lu è figlio di Tailtu. Tailtu è una dea madre della tradizione irlandese connessa alla raccolta, al grano e all'agricoltura. Ella viveva sulla collina di Tara, in Irlanda, e si dice che liberò le colline di quei luoghi per darle agli uomini, quindi per creare spazio all'agricoltura. Il mito racconta che dopo questo grande sforzo della dea, ella sia morta. E per commemorare questa grande impresa, suo figlio Lu indisse una giornata, anzi un periodo, dedicato alle lamentazioni per la madre Tailtu. Come già vi ho parlato anche nei precedenti video, la morte per i Celti, ma anche per tantissime popolazioni precristiane, rappresentava solamente un passaggio ad altra vita. Era per questo che il momento della morte doveva diventare anche un momento di festa, di grande celebrazione, in particolare in questo tempo dell'anno
l'assemblea di Lug, appunto dal nome Lunasad, erano dei giochi, delle competizioni, delle gare di cavalli, dove le persone ogni anno si riunivano in un luogo a celebrare, a onorare i grandi sforzi della dea, allo stesso tempo a celebrare i raccolti, la vitalità, il fulgore della terra. La più antica fonte che ci riporta le tradizioni di questa festa è il libro di Leinster del 1160, conservato nella biblioteca del Trinity College di Dublino. In esso infatti si racconta che questa festa venne celebrata fino al 554, poi fu sospesa per eventi bellici e fu ripresa e venne celebrata fino al 1168, finché in Irlanda non sopraggiunse l'invasione normanna. Tra il XVIII e il XIX secolo inoltre è riportato che in oltre 195 paesi d'Irlanda veniva festeggiata questa festa, spesso in luoghi posti in alture o in prossimità delle acque. La festa di Lunasad inoltre è associata a un particolare sito di Irlanda, Telltown, dal nome appunto di Tailtu, dove si dice venne sepolta la dea Tailtu. E questo luogo si trova attualmente tra Kells e Navan. È considerato da molti studiosi come l'ombelico d'Irlanda. Non solo nell'Europa celtica insulare, ma anche in quella continentale, il culto di Lu è presente. Diversi luoghi infatti venivano chiamati come Lugudunon, come forti luoghi dedicati al dio Lu. Si pensa che la tradizione del dio Lu venne sostituita con quella del culto dell'arcangelo San Michele. Ricordiamo luoghi come la Sacra di San Michele, vicino a Torino, Mont Saint-Michel, in Normandia, in Francia, e ancora il tumulo di San Michael, a Carnac, sempre in Francia. In fondo, San Michele Arcangelo, come Luga, ha delle caratteristiche comuni, anch'egli un guerriero, anch'egli colui che combatte il male, quindi l'avanzare della parte tenebrosa dell'anno, e anche lui con delle caratteristiche di sovranità, infatti era il capo delle milizie celesti, oltre a essere il grande protettore degli uomini contro i demoni, contro il diavolo. In Irlanda invece molti luoghi dedicati alla tradizione del dio Lu vengono sostituiti con quella più patriottica dedicata a San Patrizio. Nella contea di Maya, in Irlanda, vi è una montagnetta, Croagh Padraig, chiamata comunemente The Rick, dove si dice che nel 441 San Patrizio abbia trascorso 40 giorni e 40 notti, una sorta di quarantena, alla fine della quale abbia lanciato dal colle una campana scacciando tutti gli infedeli d'Irlanda. Sicuramente un'altra importante città francese, Lione in Francia, era anticamente dedicata al dio Lugus o Lu, infatti il suo nome antico era Lugudun, la città di Lug, dove si svolgevano feste in onore appunto del dio Lugus, e successivamente questa festa fu romanizzata, come avvenne poi in Bretagna sotto il nome di Goel August o Gul August, e quindi qui ritorna il nome di agosto. Un'altra coincidenza interessante che ci fa pensare che proprio il culto di queste feste celtiche sia in qualche modo sopravvissuto nella tradizione cristiana è il culto di Sant'Anna, la madre di Maria, associata a Tailtu come madre di Lu, festeggiata non a caso intorno al 1 agosto, infatti la ricorrenza è quella del 26 di luglio in corrispondenza con la festa di Lunasad. Abbiamo parlato di giochi commemorativi, ma non sappiamo quali fossero i rituali in particolare che si facessero. Sicuramente già popolazioni preceltiche, questo tempo dell'anno era quello dedicato a grandi feste del raccolto. Lunasad è considerata la prima festa del raccolto. Pensate che le feste del raccolto erano così importanti che non solo era buona consuetudine celebrarle e festeggiarle, ma era considerato obbligatorio se si voleva avere per l'anno successivo un buon raccolto. Infatti la negligenza nel celebrare queste feste durante l'anno era considerata di cattivo auspicio, avrebbe portato scarsità e pochi raccolti. È probabile che uno dei rituali preceltici di questo tempo fosse la conservazione dell'ultimo covone di grano. Infatti si conservava all'interno del campo arato l'ultimo covone, che spesso veniva adornato creando una vera e propria divinità all'interno del campo,
oppure venivano conservati gli ultimi semi per poi essere mischiati nel cibo dato poi al bestiame durante l'anno. Un'altra tradizione di questo tempo era quella di far passare nei campi anche una sorta di simulacro, una statua che veniva portata all'interno dei campi, che successivamente subiva un lavacro, vale a dire veniva lavata non solo per favorire quindi dei buoni raccolti, ma anche la pioggia, il vento e tutto quello che poteva fornire vigore ai campi e ai nuovi raccolti. Questi rituali dedicati a divinità della terra, alla vacca, inoltre erano praticate in popolazioni diverse da quella celtica. Penso per esempio al culto teutonico di Nertus, oppure a quello frigio di Cibele, a quello indù di Bavani e nel rituale romano dedicato alla dea Bona. Sappiamo che i Celti adottavano facilmente anche quelli che erano i rituali e le usanze delle popolazioni che andavano a conquistare. In questo tempo dell'anno, inoltre, venivano celebrati i matrimoni temporali, della durata di un anno e un giorno. Era infatti un tempo in cui la popolazione era più ricca, aveva più consapevolezza del raccolto proprio dato dal tempo stagionale. Inoltre, i bambini che venivano concepiti proprio in questo tempo sarebbero nati tra aprile e maggio e avrebbero goduto sicuramente di maggiori probabilità di sopravvivenza perché andavano incontro alla stagione più calda e tiepida dell'anno. La festa di Lunasad viene anche tradotta, come accennavamo prima, come le nozze di Lu. Questo probabilmente fa riferimento a un'allegoria del dio Lu come sovrano della terra d'Irlanda. In epoca cristiana questa festa venne sostituita con il nome di Lammas. Lammas ci arriva dall'inglese antico e significa Half Mass, che fa riferimento sia alla pagnotta sia a Mass, che anche in questo caso significa messa, riunione sacra. Venivano portati all'interno delle chiese le primizie dei pani che venivano benedetti e che in qualche modo facevano riferimento al sacro rito della comunione. Piccole e interessanti curiosità su Lunasad. In Irlanda ancora oggi il primo lunedì del mese è considerato festa nazionale, infatti è chiamata August Bank Holiday. In questa giornata vengono celebrate feste, corse di cavalli e eventi di aggregazione sociale. Lunasa, scritto proprio come Lunasa, è anche il nome di una delle più importanti e talentuose band del panorama celtico irlandese. Andatevi ad ascoltare, sono bravissimi e sono considerati sia da pubblico e critica veramente come top of the top. A me piacciono tantissimo. Probabilmente se vi recherete in un pub in Inghilterra o in Scozia sentirete parlare della ballata di John Barleycorn, vale a dire di Giovanni del Chicco di Grano. Giovanni del Chicco di Grano, John Barleycorn, è una sorta di personaggio del folklore che rappresenta tra l'altro lo spirito che c'è all'interno del Chicco d'Orzo, che è comunque alla base della birra. Si racconta di questo Giovanni che viene maltrattato in ogni modo, fino a poi a subire la trasformazione, quindi ad essere tagliato, a subire anche la maltazione per diventare poi il famoso boccale di birra. Anche in questo caso vi è un grande senso profondo di quelli che sono i passaggi importanti di questo tempo, che è appunto un tempo di raccolta e di trasformazione dei prodotti primari. Una cosa che mi piace notare tantissimo delle persone è vedere le loro date di nascita e vedere a quali feste potrebbero essere legate, quindi vedere quali energie si muovono. Sono andata a cercare quali personaggi famosi sono nati il 1 agosto, considerato appunto il giorno della celebrazione di Lunasad. Come primo personaggio abbiamo lo scrittore Herman Melville, conosciuto per il suo grande romanzo Moby Dick. Abbiamo poi lo stilista francese Yves Saint Laurent, l'imperatore romano Claudio, nato nell'anno 10, tra l'altro a Lione, altro riferimento al dio Lugus. Abbiamo un personaggio molto importante dal punto di vista scientifico e naturalistico che è Jean-Baptiste Lamarck, che elaborò la prima teoria dell'evoluzione degli organismi viventi e coniò il termine biologia così per come lo conosciamo. E infine l'attore hawaiano Jason Momoa, che ha interpretato diverse divinità, dal dio dell'acqua, della guerra, e che in qualche modo ci ricorda un pochino le caratteristiche del nostro
Dio Lu. Grazie ancora per essere stati in mia compagnia con questo nuovo video sulla festa di Lunasan, in particolare sulle origini celtiche di questa festa. Vi ricordo inoltre che qui trovate un video che ho realizzato proprio l'anno scorso che parla delle energie, di come possiamo vivere oggi questa festa con piccoli rituali, tradizioni, eccetera. Il 31 agosto, tra l'altro, organizzo un cerchio per celebrare questa importante festa della ruota dell'anno. Se siete interessati, scrivetemi privatamente e auguro a tutti un buon tempo del raccolto e della trasformazione. Buon tempo di Lunasan! Secondo la tradizione, ella morì. Secondo